Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi colazione speciale con la mia topolina e con il suo ciuffo. Guardate qua che ciuffo, è proprio la piega della la rosa del capello. Mi fa morire da ridere perché quando è nata aveva un crestino proprio naturale, che non gli lavavano i capelli al nido e aveva comunque il suo crestino. Adesso invece gli è venuto questo ciuffo. Adesso ha mangiato da poco, quindi la tengo un po' con me e poi la provo a mettere giù, vediamo se dorme un pochettino. E niente, io mi sono preparata, come avrete visto, non fate caso alla mia faccia, sono nature in questo video. Ho fatto il latte con la schiuma, l'orzo, mi manca solo da mettere lo zucchero. Voilà. E poi mi sono presa una briochina e qualche biscottino, però penso che andrò per il qualche biscottino e lascerò la briochina. Che dici tu? Lei ha appena mangiato, io sono un po' assonnata, lo vedrete dalla mia faccia distrutta, però vabbè, ho pensato di fare colazione in compagnia, stamattina avevo voglia di chiacchierare, di stare un po' con voi. E niente, quindi mangerò in vostra compagnia e finalmente, perché ho abbastanza fame. Sto pensando a cosa raccontarvi. Stiamo notando in famiglia i progressi di Alessandra, perché già da una settimana, 15 giorni così, inizia proprio a seguirci con lo sguardo, a farci sorrisi, quindi insomma siamo in brodo di giuggiole. È vero. È vero che ci fai dei sorrisoni giganti. È vero che ci fai dei sorrisoni giganti. È vero. È vero, amore. Guarda come mi guarda. Dica un po' che ci fai sorrisoni giganti. Ma dei bei sorrisoni fai. Sei bella, sì. Sì, amore. È bravissima, devo ammettere che è brava, ha preso il giro giusto, di notte dorme, quindi insomma siamo fortunatissimi. È vero, volevi ciuccio? Ne volevi? Sì. E niente, il papà è al lavoro e io mi sono alzata super presto stamattina, siamo svegliate intorno alle 6 meno 10 per appunto la pappa. Che fame. Ancora un po' caldo. Allora ragazze, non so realmente di che cosa parlare. Qua col passeggino, appena si tranquillizza la metto giù. Ho visto che vi è piaciuto tanto il video ASMR sushi. Sono molto contenta che vi sia piaciuto, nonostante sia stato veramente, diciamo improvvisato, nel senso che non ho l'attrezzatura adatta per fare video ASMR. E non è neanche quello che voglio fare in questo canale, ovviamente. Però mi piace fare di tutto un po', ecco. Soprattutto se piace a me in primis, poi ovviamente spero che piaccia anche a voi. Però mi ha, tra virgolette, rilassato molto farlo.
E in ogni caso, me l'avete richiesto in tantissime già da tempo. Vi ringrazio tutte per i commenti, ringrazio anche chi mi ha chiesto altri video. Per esempio, mi avete richiesto quello in cui mangerò la pizza. Quindi vi prometto che più avanti, appena sarò sola a mangiarmi una bella pizza, vi farò il video. E invece, vabbè, ovviamente ci sono sempre anche commenti molto critici, che vabbè, non trovo costruttivi, ecco, però, cioè, nel senso, capisco che non siano video che possono piacere a tutti, però se segui comunque se io seguo una ragazza su YouTube e decide di far uscire una volta un video totalmente diverso da quelli che solitamente escono sul suo canale, non vado a scrivere: ah, ecco, io ti seguivo e ora anche tu fai video ASMR. Ho fatto uno, ragazze, insomma, niente di grave, no? Alla fine bisogna fare ciò che ci fa star bene. A me faceva star bene fare un video di quel genere, l'ho fatto, tutto lì, mi sono rilassata insieme a voi. Poi può piacere come no, come capita in televisione, no? Se c'è una cosa che non ci piace, si cambia canale, boh. Vabbè. E mio amore mi manda i messaggi. Tra poco dovremo prenotare la visita pediatrica, penso sarà, dunque, la scorsa l'ho fatta a metà aprile, quindi in teoria verso metà maggio dovremmo andare, eh? Dai, vediamo se stai un po' bravina lì. Dai. Con lo schienale su, vediamo se riesco a fare colazione. Mi sa che mi mangio anche la bruscina perché ho fame. E comunque a metà maggio devo di nuovo riprenotare e vedremo come andrà. Mi fa certi sorrisi che io mi sciolgo quando la vedo ridere, automaticamente rido anch'io. Adesso il 7 il 7 di maggio compie 2 mesi. Ragazzo, sembra ieri che è nata, già 2 mesi. Sta volando il tempo, infatti sto cercando di godermi ogni momento il più possibile. Però veramente mi sto rendendo conto che sta volando. E sono stati 2 mesi particolari, nel senso, non tanto il primo mese, ma il secondo. L'ho trovato un mese difficile. Attenzione, non per quanto riguarda la bambina o il mio rapporto con la bambina, ma per quanto riguarda proprio l'assestamento nella coppia. Ho passato dei momenti difficili, veramente difficili, in cui mi sentivo persa, sola, emotiva a livelli massimi. Non so se possono centrare gli ormoni, come già vi accennai un po' di tempo fa, perché appunto lei non ha più la dermatite, che era quella dovuta agli ormoni, appunto miei.
e quindi sicuramente casualmente lei era piena di brufolini quando io scleravo male, quindi adesso non li ha più e va molto meglio. Salute amore. Non li ha più e va molto meglio. Ragazze, scusatemi, si è scaricata la videocamera, quindi sì. Che c'è? Si è scaricata la videocamera e quindi non sono riuscita a concludere il video. In realtà ho continuato a parlare per il nessuno praticamente. E niente, comunque adesso cercherò di addormentare questa stellina. Io ho finito la mia colazione e niente, adesso faccio qualche faccenda in casa, do una sistemata, appunto le solite faccende che faccio tutti i giorni, e poi mi stenderò ancora un po' perché appunto mi sono alzata, più o meno sono svegliata alle 5 e quindi ho bisogno di dormire ancora un pochino. Quindi approfitterò quando dormirà lei e mi stenderò un pochino anch'io, perché questa è l'unica tattica per noi mamme con neonati per recuperare un po' di sonno, no? Quindi approfittare se si può di quando il piccolino o la piccolina dorme. Sì, però non ne vogliamo sapere per il momento, quindi niente. Adesso farò partire una lavatrice, passerò l'aspirapolvere, solitamente lei più rumore c'è più si addormenta, quindi magari dormirà poi dopo. E niente, a me è fatto tanto piacere fare colazione con voi, anche se non abbiamo chiacchierato tantissimo perché poi tutto ciò che ho detto è andato perduto, però insomma in sintesi vi raccontavo che l'ultimo mese, da quando c'è lei, quindi il secondo mese, direi da fine marzo a sì, da fine marzo a una buona metà di aprile, ho passato dei momenti molto difficili di insicurezza estrema, proprio paure allo stato puro, e magari un giorno riuscirò a parlarvene in un video, ma vi dico solo che ora è tutto in salita, nel senso che va molto meglio. E sono più tranquilla, e non lo so cosa mi sia preso, però è stato passato davvero dei momenti difficili che non mi sentivo proprio come se non potessi uscirne, no? Cioè proprio una roba, un loop infinito, non so come spiegarvelo, però sono stati momenti difficili e vi ringrazio tantissimo perché voi l'avete capito. Sia da Instagram sia nei video, e mi avete mandato un sacco di messaggi, come dire, di vera amicizia, ecco, mi siete state veramente vicino come mai avrei pensato, quindi salute! Quindi grazie davvero di tutti i messaggi.